Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Italia chiama Italia. Questi fatti che affronteremo nell'edizione di oggi, di mercoledì 4 gennaio 2023. Si formano i connazionali che si è recentemente registrato alla frontiera russo-polacca un numero crescente di casi di respingimenti di cittadini russi, partner di cittadini italiani, ancorché in possesso di regolari visti d'ingresso Schengen. Lo segnala l'ambasciata d'Italia a Mosca, sottolineando che il mancato possesso dello status di membro di famiglia di cittadino UE, vale a dire l'assenza di un vincolo di matrimonio con i connazionali, è stato alla base dei respingimenti in questione. È risultato indifferente, precisa ancora la missione diplomatica, la presenza di minori, figli delle coppie in questione in possesso della cittadinanza UE. Per queste ragioni l'ambasciata d'Italia a Mosca sconsiglia a tutti i connazionali di mettersi in viaggio verso la Polonia con i propri partner russi non coniugati, senza aver prima verificato con le autorità polacche, direttamente o per il tramite dell'ambasciata d'Italia a Varsavia, l'effettivo possesso di tutti i requisiti necessari per attraversamento della frontiera. Per quanto riguarda gli attraversamenti della Federazione Russa agli altri paesi confinanti, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, continua l'avviso, si raccomanda, prima di mettersi in viaggio, di verificare direttamente o per il tramite delle nostre ambasciate il possesso di tutti i requisiti necessari per l'attraversamento della frontiera. Il possesso di un visto Schengen valido da parte di un cittadino russo, conclude il messaggio, è condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l'attraversamento della frontiera. Per maggiori informazioni si rimanda al sito www.ambmosca.esteri.it. Il Consolato Generale d'Italia a Londra chiude il 2022 con l'emissione di 40.923 passaporti. Si tratta di una cifra record non solo per il Consolato Generale, ma per la rete consolare italiana nel mondo nel suo complesso. A comunicarlo nel suo messaggio di buon anno ai connazionali, il Console Generale Domenico Bellantone. Un dato, sottolinea Bellantone, che testimonia l'impegno del personale della sede del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale a garantire alla numerosa collettività italiana residente nella nostra circoscrizione consolare servizi all'altezza delle aspettative. Il console riepiloga inoltre le iniziative avviate nei mesi scorsi proprio riguardo al servizio passaporti, iniziative volte a favorire l'accesso dei cittadini quali i canali preferenziali per le categorie vulnerabili, anziani, donne in stato di gravidanza, disabili, minori di 12 anni. Il rafforzamento di missioni ad hoc sia nella città di Londra sia sul territorio dell'intera circoscrizione consolare per la raccolta dei dati biometrici e l'aumento degli appuntamenti prenotabili dall'utenza. Il risultato raggiunto, l'auspicio di Bellantone, non è un punto di arrivo. Siamo determinati a proseguire lungo il percorso intrapreso, contando anche sui suggerimenti di cui facciamo tesoro per migliorare i servizi offerti. Orientamento universitario in Lussemburgo è il tema del prossimo incontro informativo organizzato dal Comites del Granducato, appuntamento il 18 gennaio alle 19 in videoconferenza su Zoom. L'evento, curato da Flora Golini, insegnante e consigliere Comites, tratterà argomenti quali i corsi di studio universitari, le procedure di iscrizione, i test di ingresso, gli aiuti finanziari dello Stato lussemburghese per la formazione post-diploma. Per partecipare è necessario scrivere a info@comites.lu. La videoconferenza si svolgerà in lingua italiana e sarà disponibile in streaming sul sito www.comites.lu, al quale si rimanda per ulteriori dettagli. Ultima notizia, il professor Marco Lucchesi, italo-brasiliano, è stato nominato presidente della Fondazione Biblioteca Nazionale del Brasile, considerata dall'UNESCO una delle maggiori biblioteche al mondo e la più grande dell'America Latina. Lo segnala, congratulandosi con l'interessato, l'ambasciata d'Italia a Brasilia. Nato a Rio de Janeiro, letterato ed accademico di fama internazionale, il più giovane presidente dell'Accademia Brasiliana delle Lettere, nel corso degli anni il prof Lucchesi ha rappresentato uno dei massimi interpreti dei profondissimi legami culturali che legano l'Italia e l'Europa al Brasile, commenta la missione diplomatica. Siamo entusiasti della sua nomina da parte della neo ministra della cultura Margaret Menezes, alla quale va dato atto della formidabile qualità della scelta. Per ulteriori informazioni www.mbbrasilia.esteri.it. È davvero tutto per questa edizione di Italia chiama Italia. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Italia chiama Italia. Notiziario giornaliero con notizie riguardanti gli italiani all'estero.